continua la nostra carrellata su questa rassegna davvero interessante, perché ha il merito di selezionare per il consumatore alcune delle eccellenze presenti a livello enogastronomico nazionale e internazionale. Allora, con lei quale prodotto andiamo a presentare? Noi abbiamo due prodotti internazionali di grande qualità e di grande interesse. Rum Zacapa XO, che è un rum proveniente dal Guatemala, è considerato uno dei migliori rum al mondo, un rum ottenuto dal puro succo di canna da zucchero, invecchiato in altura a 2400 metri sul livello del mare, e quindi un rum di grande qualità proprio perché lentamente acquisisce quelle caratteristiche aromatiche che lo rendono così particolare. Infine poi viene affinato in botti di cognac che gli danno un po' intanto questa dicitura XO, quindi questo francesismo, ma ovviamente aggiungono a questo rum una finezza e un'eleganza unica. Dopodiché abbiamo un prodotto più europeo, perché è un blender Scotch Whisky. Anche qui siamo tra le eccellenze a livello mondiale, perché è un Johnny Walker Blue Label, quindi il più prestigioso di casa Walker. È un Johnny Walker che è prodotto in serie limitata, tutte le bottiglie sono numerate, e la caratteristica di questo blended è che è ottenuto miscelando whisky molto rari, whisky quindi di distillerie chiuse, che di cui abbiamo ancora appunto delle giacenze di magazzino, e soprattutto whisky invecchiati fino a 30-40 anni. Quindi il prestigio di questo brand è dato dal nome Johnny Walker, è comunque whisky più venduto nel mondo, la sua versione Blue Label è la versione più importante e più esclusiva. Dal momento che Liberi TV è molto spesso una web TV dalla parte del consumatore, allora spieghiamo che atteggiamento c'è non solo qui a Botteghiamo nei confronti di questi prodotti, cioè la gente è preparata, secondo lei, riesce a capire la differenza che c'è tra un prodotto buono di qualità e un prodotto scadente? Ecco, come si fa ad informare il consumatore? Beh, questa è una domanda molto difficile. Diciamo che la tendenza oggi del consumatore è quella di ricercare la qualità, e quindi questo è sicuramente importante, e trova le aziende come noi molto disponibili a raccontare, a spiegare il prodotto, e quindi fare in modo che ogni consumatore che si avvicina al nostro stand diventi un po' un ambasciatore per noi e racconti poi le particolarità di questi prodotti. Dal suo punto di vista, prodotti come quelli che lei ci ha presentato, che ruolo e che posto possono avere nella borsa della spesa del consumatore italiano, così a ridosso delle feste natalizie? Beh, forse l'occasione migliore per avvicinarsi a questi prodotti. Natale è il momento in cui ci si incontra tra amici, tra parenti, è quindi il momento dei grandi incontri. E quale migliore occasione quando si incontra gli amici se non stappare una bottiglia di pregio e non condividere insieme un'esperienza così importante? Quindi direi che è l'occasione sicuramente ideale. Chiudiamo per dare un'idea ai nostri utenti su un argomento che comunque interessa, che è il lato economico. Per un buon rapporto qualità-prezzo in prodotti come quelli che lei ha citato, di che cifre parliamo per i consumatori, perché non vengano fregati e perché stiano attenti appunto che vengano trattati bene? Beh, certo, queste eccellenze hanno un prezzo, diciamo così, che si aggira, nel caso di Blue Label siamo intorno ai 200-230 euro la bottiglia, nel caso di Zacapa XO, è giusto per non confondersi, siamo intorno ai 100-120 euro la bottiglia. Quindi siamo di fronte a due eccellenze con un prezzo ovviamente che è il, come dire, che dà l'idea di quello che è il prodotto, sia per cura, sia per il tempo, come dicevamo prima, che ci vuole per ottenerlo. Certo. Ovviamente è la qualità che quindi ritroviamo in queste bottiglie. Benissimo, credo che per i nostri utenti sia tutto chiaro, io la ringrazio e naturalmente ci aspettiamo che i nostri consumatori ci seguano in questo periodo prenatalizio in una sorta di vademecum per come arrivare, diciamo, con una borsa della spesa, un paniere ben preparati al Natale. Grazie. Grazie a voi.